Adesso c'è la rubrica curata da Silvia Pagni con biglietto da visita. Bentornati alla nostra rubrica biglietto da visita. Oggi abbiamo un ospite veramente molto particolare, un grande cantante del bel canto. Io andrei subito a presentarlo perché ha veramente una storia da raccontare, c'ha tantissimo da raccontare. Quindi, gentile ospite, mi sente? Assolutamente sì, grazie per l'invito. Allora io grazie. Vi rispondo da una città particolare, da Trieste. Ecco. Da Trieste, wow. Che è il patria della piccola e io mi chiamo Andrea Binetti. Guardi, maestro, io sono senza parole perché per me è un grandissimo, grandissimo onore averla qui. Veramente un grandissimo onore. E la, grazie. Come? Io vi ringrazio di avermi invitato a casa vostra. Ma certo, grazie. Quando si per parlare della bella musica c'è sempre spazio per tutti e poi per una persona come... di alto calibro come lei, per noi veramente è un occhiello importantissimo. Sono andata a leggere la sua biografia, però c'è talmente tanta roba all'interno che ho terrore di poter dire qualcosa di sbagliato. Quindi la prima domanda è proprio questa: ci parli della sua vita artistica? Beh, allora io diciamo che la mamma dice che io appena nato cantavo, cioè tutti i bambini magari hanno pianto venendo al mondo, io ho lanciato il mio primo acuto e da lì mi dico, io sono uscito facendo un vocalizzo praticamente e da lì ho segnato il mio destino, non poteva essere che il canto. Nasco proprio giovanissimo studente di conservatorio qui a Trieste, ma in realtà poi per motivi personali di scelta ho frequentato la grande scuola a Modena del maestro Luciano Pavarotti, proprio il nostro Lucianone nazionale che tutti noi abbiamo sempre nel cuore. Questo forse uno dei più grandi orgogli del nostro del nostro essere italiani, del nostro essere musicisti, fieri di questo grande uomo. E da lì ho iniziato prettamente appunto come cantante, i primi passi nel mondo dell'opera. Ma dopo noi qui a Trieste, avendo veramente nel sangue, nei cromosomi, come dico sempre io, la piccola lirica, perché questa in fondo è la città, è l'unica città in Italia che ha inventato più di 50 anni or sono il famoso Festival Internazionale dell'Operetta, quindi io non potevo che finire lì. E ci sono finito anche perché ho avuto il grande privilegio, il grande onore, da giovanissimo, perché quest'anno per me sono 37 primavere in palcoscenico, quindi non un giorno. Quindi ho iniziato veramente tanto giovane e ho avuto il privilegio così di avere come ospite d'onore in un mio primissimo concerto, così, sempre quei concertini che si fanno da giovani, il grande Sandro Massimini, che era in assoluto il più grande artista del mondo della piccola lirica, dell'operetta, qui a Trieste, osannato. Era una specie di Madonna celeste, non poteva camminare per la strada, che tutti lo volevano toccare, veramente. E ho avuto il privilegio di averlo ospite. Lui mi ascoltò e mi invitò subito a seguirlo, ad entrare nella sua compagnia di operette e spettacoli, così si chiamava, e quindi mi ritrovai giovanissimo in scena per tutta l'Italia con Il Paese dei Campanelli, che è in assoluto una delle operette più famose, di cui quest'anno ricorre tra l'altro il centenario dal debutto, e io ho appena curato quest'estate la regia e lo spettacolo da protagonista proprio qui, all'Ente Lirico di Trieste. Per cui insomma un grande privilegio, una compagnia straordinaria, il Teatro Sistina, René Giovannini, in compagnia colossi, io ero l'ultima ruota del carro, forse dicevo A e non B, però ero con gli occhi sgranati a guardare i miei colleghi, perché parliamo appunto di Garinei, di Gino Lanti, di Gino Bramieri in compagnia, Paola Borboni, Marcello Mastroianni, un mondo meraviglioso. Io sono una persona, un essere incredibilmente fortunato, perché vista l'età, ho toccato con mano proprio la coda del grande mondo dello spettacolo, e questo è un grande privilegio. Assolutamente sì. E oggi lei è il re dell'operetta, esatto? A me non piacciono sì. Le corone sono una brutta responsabilità. Ma ci racconti come è arrivato a questo titolo così importante, il re dell'operetta? Con grandi sacrifici, con grande passione. Intanto io parto dal presupposto
che in questo mestiere non si è mai arrivati, perché tutti coloro che pensano di essere arrivati, secondo me, devono ripensare sulla cosa, perché intanto noi cambiamo noi, cambiano i nostri interessi, cambia il nostro corpo, cambia la nostra voce, e soprattutto questo è un mestiere magnifico dove si impara sempre da tutti quelli che stanno in palcoscenico, ma molto spesso anche da quelli che stanno dietro alle quinte. E quindi è un continuo imparare, un continuo evolversi, per cui io ho avuto questa grande fortuna, come dicevo, di nascere per fortuna in questa città, perché Trieste mi ha proprio portato nel grande mondo dell'operetta, dove io ho visto cantare i più grandi artisti del mondo della lirica prestati all'operetta, la Daniela Mazzucato, Max René Cosotti, Domingo, la Katia Ricciarelli, sono i grandi artisti, perché bisogna anche dire una cosa, che l'operetta non è la sorella minore di nessuno, anzi, se vogliamo, forse una delle forme di spettacolo più difficili, perché tu devi cantare comunque, cantare è bene, devi in più recitare e devi ballare. Quindi, insomma, è una gran faticaccia, bisogna dire che io, poi qua più passano gli anni, io più finisco con il fiatone. È un bel musical classico. Maestro, il maestro Massimini, che sì, è una persona, ci può raccontare un po' più, facciamolo conoscere ancora di più. Sandro Massimini era intanto energia allo stato puro, aveva questi occhioni celesti che ti guardavano, e come ti guardavano ti illuminava, nel senso che ti trasmetteva la sua energia, la sua voglia di essere maestro, e lo era veramente, intanto perché conosceva molto bene il repertorio. Ma poi soprattutto lui era un grande professionista e un grande perfezionista. Io mi ricordo che ogni volta, prima di andare in palcoscenico, lui ci metteva in rassegna, no? Tutti in fila, sì, e ci controllava, e non esagero, dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, perché lui pretendeva giustamente che noi fossimo a posto, che fossimo in ordine. Cioè era un grande maestro, attento alla perfezione, attento alla ricerca, e soprattutto era anche un grande esteta, aveva un gran gusto, infatti non per niente fu lui all'epoca ad inventare le prime regie di moda, lui si occupò molto di alta moda e inventò proprio la regia, la passerella, cioè lo spettacolo prestato alla grande moda italiana, che è un altro dei nostri magnifici biglietti da visita nel mondo. Quindi un grandissimo artista, un grande artista. Eravamo quasi fratelli. Io poi all'inizio, perché poi il mondo era diverso quando ero giovane, cioè i miei genitori, pur essendo io maschietto, ma mi dissero sì, tu vai, però mi raccomando, Sandro, seguilo, perché questo è nostro figlio. Infatti io abitavo con lui, insomma ero accudito, ero quasi accudito da Sandro, che oltre a insegnarmi il mestiere, in qualche maniera, insomma, ho avuto il privilegio di vivere in casa sua e di vedere i più grandi, perché ricordo queste cene fantastiche dove arrivava Silvana Pampanini, arrivava Mastroianni, arrivava mi ricordo Alberto Sordi, quindi veramente un mondo meraviglioso. Il mondo vero, la nostra proprio, le nostre basi forti, la nostra storia reale. È vero. Maestro, per avvicinare i giovani all'operetta, cosa si deve fare? Cosa si può fare? Io vedo adesso tutti quanti sanno cantare, questi talent che ci sono in TV danno un po' una strada, io credo, diversa e sbagliata, perché io la penso come lei, bisogna studiare, essere padroni del proprio strumento, come per lei la voce, per me il pianoforte, e via dicendo. Come la danza, no, non si può essere ballerini classici, quindi avere le basi prima di intraprendere altre discipline, no? Sempre nel mondo della danza. E così è il canto, così è il nostro mondo. Uno deve imparare le basi, deve conoscere se stesso, il proprio strumento, quindi la voce, i propri limiti, è fondamentale. Perché se uno trasforma i propri limiti come in privilegi, come in forza e non in negatività, allora ha risolto molto della propria esistenza. Cioè, io conosco molto bene da sempre i miei limiti. Ho cercato, certo, di studiare, di bypassarli, di superarli, ma non sempre è possibile. Io nella mia vita avrei potuto cantare tante cose, invece canto quello che mi è possibile fare. Spero di farlo bene, finora pomodori non mi hanno mai tirato, e dico sempre, tirate quelli buoni che voi avete al sud, soprattutto, perché io li adoro. Insomma, finora mi è andata bene, spero vada avanti. I giovani devono approcciarsi all'operetta intanto perché è un mondo sconosciuto, molto diverso da loro, perché loro sono figli della televisione, ma neanche, sono quasi figli ormai
di internet, di questo modo, no? Diciamo, sì, online, e sono, semmai conoscono molto bene, frequentano il mondo del musical. Ma se vogliamo, il musical è la nipote e il nipotino dell'operetta, in fondo, no? Perché l'operetta, certo, è una sorta di musical, solo che si usa la cosiddetta voce lirica, la voce impostata. Devo dire che non è vero che ai ragazzi non piace. Diciamo che i ragazzi vanno seguiti, vanno introdotti. Io molto spesso, infatti, mi occupo molto anche qui a teatro, all'Ente Lirico, al Teatro Verdi, mi occupo molto dei giovani, e ai giovani tu devi insegnarli che oltre a mangiare la pasta asciutta esiste anche la minestra, ma se uno mai non prova non può dire no. Cioè, bisogna insegnarli che esiste anche altro, bisogna accompagnarli in maniera delicata, fare dei prezzi, insomma, delle forme di ingresso che siano ovviamente alla portata di tutti, e l'operetta, certo, per sua natura è uno spettacolo popolare pensato per il popolo. Noi ne facciamo tanta qui, e per questo devo ringraziare soprattutto l'Associazione Internazionale dell'Operetta FVG, che ha oltre 30 anni di storia, di cui io faccio parte, e che si occupa molto appunto di produzioni d'operetta, di tenere viva l'operetta, ma anche di introdurre i giovani attraverso la didattica, attraverso delle mostre collaterali, attraverso degli spettacoli piccoli, in questo mondo, che è sì un mondo, se vogliamo, per certi versi passato, ma in realtà un mondo effervescente, un sempreverde. Quindi è proprio la forma di spettacolo giusta per portare i giovani che non conoscono nel mondo della musica classica, per poi magari passare al sinfonico e, perché no, all'opera lirica. Eh sì. Maestro, adesso mandiamo un contributo video, Luna, tu paese dei campanelli. Ah, sì. Ok, dopo, certo, verrà montato. Immagino, sì. Vuole dire qualcosa su questo video? Beh, questo video è un pezzettino di, appunto, di Adesso lo diciamo in rec, ok? Facciamo finta di averlo già visto. Ah, sì. Ok. Maestro, fantastico questo video. Vuole raccontarci un pochettino qualcosa su questo video che abbiamo appena visto? Luna tuo, il Foxtrot della Luna, forse è il brano principale, il brano più conosciuto di questo magnifico titolo, appunto Il Paese dei Campanelli, di questo stupendo rinomio italiano di autori, Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato. Ricordo fra l'altro che Virgilio Ranzato era anche primo violino al Teatro alla Scala, nella prestigiosa orchestra del maestro Arturo Toscanini, quindi parliamo di grandi musicisti, di grandi artisti. E il video che avete appena visto è proprio un pezzettino tratto dallo spettacolo che ho fatto quest'estate, proprio qui al Teatro Verdi, in collaborazione con l'Associazione appunto dell'Operetta, per festeggiare i 100 anni dal debutto di questo titolo, insomma, uno dei titoli italiani più famosi, vicino forse a Cincillà, ecco, altrettanto noto, e degli stessi autori. Benissimo. Lei, io adesso torno, lei ha detto prima che ha conosciuto dei personaggi importanti. Noi che li vediamo in televisione non abbiamo avuto questa fortuna come lei. E si parlava di il grande Albertone, Alberto Sordi. Che persona è? Quello che vedevate nella vita, cioè in televisione lui era nella vita. Lui era un goliardo, era un uomo che adorava la vita, adorava le feste, adorava mangiare bene. Infatti mi ricordo che molto spesso si andava da Soralella, la famosa Soralella, a mangiare. Sì. Lui la invitava a casa sua, in questa magnifica casa sull'Appia, cioè di fronte proprio alle Terme di Caracalla, questa magnifica casa, dove lui faceva queste grandi feste, invitava persone del mondo dello spettacolo e non solo, ma lui soprattutto adorava il bel canto, perché Alberto Sordi voleva fare il cantante lirico. Tant'è che in certi suoi film, quando lui canta, proprio lui con la sua voce, come la stessa Gina Lollobrigida, che studiò da soprano. E infatti molto spesso c'era anche lei a queste cene, e loro due, mi ricordano, assieme a tutti noi, proprio si prodigavano in grandi duetti lirici, cantavano e si divertivano. Alberto era un oceano di vitalità, di gag, un uomo di una simpatia, ma anche di grande misura e di grande equilibrio. Io lo ricordo come una persona d'altri tempi, una persona estremamente solare, ma estremamente elegante, un grande padrone di casa. Perfetto. Lei ha cantato in teatri prestigiosissimi come l'Arena di Verona, la Fenice, l'Opera di Parigi, il Giuseppe Verdi di Trieste, e con tanti personaggi come Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, Placido Domingo, che io anch'io ho avuto l'onore di collaborare con lui, perché ero la pianista alla Scala di Milano. Andrea Bocelli, che persona è?
Noi siamo un po' curiosi, noi donne, no? Siamo un po' curiose, quindi cerchiamo sempre di capire il personaggio. Ma che cosa vuole che li racconti di Andrea Bocelli? Mi dica. Parliamo dell'uomo dell'artista. Dell'uomo, perché dell'artista lo conosciamo, dell'uomo allora, proprio. Posso dire che è un pezzo di ragazzone, perché è alto, sì. È anche un bell'uomo, ed è anche un uomo estremamente simpatico, estremamente autonomo, nonostante quello che sappiamo, no? Sì. È un uomo pieno di vita, anche lui ama molto, ovviamente ama la musica, ha una casa meravigliosa, adora gli animali, ha un figlio meraviglioso che lei conoscerà benissimo, immagino, con il quale ormai lui si prodiga in grandi duetti, in grandi spettacoli, e assolutamente... Sì. Prego? Anche con la sua bimba, so adesso che uscirà un disco natalizio con la sua bimba. Assolutamente, sì. Adora la musica, adora la vita. Adora la vita ed è un uomo che, nonostante appunto le sue difficoltà, non si vedono assolutamente, cioè non si percepiscono. Lui è un uomo solare, è un uomo che vive la vita giustamente come tutti noi, ma proprio la vive nel vero senso della parola. E quindi questo è straordinario, è un messaggio fantastico per tutti, no? Sempre avanti, sì. sempre avanti, mai fermarsi. Ecco, questa è veramente la regola giusta per andare avanti. Sì. E la Katia Rizzarelli, noi poi la conosciamo anche fuori campo come cantante, ma lei che l'ha vissuta un pochettino più in intimità, com'è questa grande donna? Katia Rizzarelli è un ciclone vivente, nel senso che è una donna estroversa, estremamente simpatica, piena di vitalità, anche lei è una grande compagnona, adora anche lei andare a mangiare, adora stare assieme alla compagnia, infatti si va sempre dopo spettacolo, si andava sempre a mangiare assieme, e devo dire che è una donna estremamente generosa, perché posso dire che lo è, ed è una donna di grande, grande, grande compagnia, ovviamente è stata una grandissima interprete della musica lirica, io ricordo pagine memorabili della sua splendida voce, soprattutto gli anni d'oro di quando lei cantava e stava con il grande Carreras. Altra persona meravigliosa che ho il privilegio di conoscere proprio in Arena, a Verona. Katia Rizzarelli comunque è un oceano anche lei di vitalità e di grinta, di passione, di estroversità. C'è una donna che dove la metti funziona. È una donna anche molto molto intelligente, perché nel vero senso della parola è una che se tu butti dalla finestra o se fai uscire dalla porta ti rientra appunto dalla finestra. È una donna che sa appunto con intelligenza reinventarsi e riuscire ovunque, devo dire. Uno fra tutti, insomma, il grande film fatto da quel genio di Pupi Avati, che lo è senza dubbio, di cui lei parla sempre con grande rispetto e grande devozione, capisco. Ah, bene, bene, bene. Ha qualche progetto futuro oltre quello che sta realizzando adesso? Progetti futuri sempre, perché io adoro la vita, amo la vita, per cui vivo a... Ci vorrebbero giornate, come dicevo prima, di 48 ore, non di 24, perché per tanti sono i progetti, anche il lavoro che devo fare. Beh, continuerò appunto con questo flauto magico, ma qui al Teatro Verdi, stiamo già progettando adesso il galà di fine anno con l'associazione dell'Operetta qui a Dice, qui sarà proprio qui, al Teatro Napolitano Rossetti, dove noi diamo ogni anno il premio internazionale dell'Operetta, che è un premio prestigioso appunto che premia le grandi figure del mondo dell'Operetta, sia italiano che internazionale. Poi sto già preparando altre opere, atti unici, sempre per l'ente lirico, e più sto preparando, sono già avanti di 2 estati sulla programmazione estiva del mondo appunto della piccola lirica, dell'operetta, perché è un mondo che non deve fermarsi. Io dico sempre, finché il buon Dio mi dà salute e avrò la forza di farlo, io devo portare avanti veramente questa missione, che lo è per me, che è la piccola lirica, il mondo dell'operetta, da far conoscere, da portare avanti, perché è un patrimonio, il patrimonio italiano che non deve essere perduto. Assolutamente sì. Io so che lei ha partecipato tante volte a un programma su Rai 1, se non erro, con un personaggio che amava tanto la musica, Paolo Limiti. Sono stato 6 anni con lui, è stato un uomo straordinario. Infatti è stato... Poi, tra l'altro anche lui, premio internazionale dell'operetta, lo abbiamo premiato proprio qui a Trieste. Io mi ricordo quando andai a prenderlo, poi mi ricordo... Lo portai in città e facendo questa strada costiera proprio al tramonto con questo mare infuocato dal sole, lui fu innamorato di questa città, si ripromise di tornarci, poi avevamo anche altri progetti televisivi, perché Paolo, devo dire,
mi volle tanto bene e aveva stima di me. Purtroppo le cose sono andate come sappiamo, ma Paolo è sempre vivo nei nostri ricordi e nei nostri cuori, grazie. Assolutamente. È stato un grande uomo di spettacolo, grande uomo. In questo, sì, in questo programma so che lei aveva preso anche un premio consegnato da Michele Cucuzza, ce ne vuole parlare? Insomma, è stato un premio alla televisione praticamente per l'ottima partecipazione a questa trasmissione. Ed è un premio di cui vado molto fiero, come devo dire vado anche molto fiero del premio datomi proprio qui all'interno di uno dei festival come erede dell'arte di Sandro Massimini. Quindi quale orgoglio più grande per me, quale privilegio aver ricevuto il premio come erede di questo grande immenso artista. Insomma, veramente grazie a Paolo, grazie a Sandro, grazie anche, se posso nominare, anche Elio Pandolfi, altro colosso del mondo dell'operetta, ma non solo, anche lui mancato da poco, ma un artista straordinario che mi insegnò tanto, che addirittura ebbe anche l'intuizione di portarmi, ad esempio, a conoscere un mondo che per me era strano, che è quello del doppiaggio. Infatti io, grazie a lui, entrai nel mondo del doppiaggio a Roma, dando la voce molte volte ai cartoni animati della Walt Disney, soprattutto al personaggio di Mouse e Topolino, e lo dico con orgoglio perché quest'anno sono i 100 anni della nascita degli studios, quindi grazie anche a Walt Disney. E chi non ama Walt Disney, veramente? Tutti amiamo Walt Disney. È viva la fantasia, è viva. Sì. Maestro, lei che ha studiato molto e vive nel mondo della musica classica, cosa pensa della musica attuale? Classica o in genere della musica attuale? Della musica attuale. La musica attuale, la musica attuale sì, che esula dalla musica classica, sì, ho capito, certo. Penso che la musica attuale molto spesso non è musica e rumore. Io sono, con questo non voglio dire che sono ancorato al passato, amo anche la musica contemporanea, però diciamo che mi piacerebbe molto spesso sentire cantanti che cantano e non che borbottano, mi piacerebbe sentire testi anche di un certo spessore. Non amo molto, devo dire, il cattivo gusto e soprattutto, diciamo, le parolacce, permettetemi, che molto spesso la musica moderna, io non sono un moralista perché non lo sono per niente, ma ritengo che c'è un limite a tutto e soprattutto in televisione non possiamo trasmettere o dare segnali di questo tipo. Cioè, assolutamente. L'educazione in tutti i sensi è alla base di un essere civile. Il rispetto, l'educazione. Ed è un dovere che a tutti noi abbiamo, quello della civiltà, secondo me. Assolutamente sì. Adesso ci sono, nella nostra rubrica c'è uno piccolo spazio dove ci sono 4 domande un po' piccantini, ma noi siamo troppo buoni, quindi sarò molto leggera. Qual è stato il suo primo grande rimpianto? Il mio primo grande rimpianto? Sì. Qual è stato? Sì, è stato quello di abbandonare per un periodo la televisione. Non perché mi interessasse il mezzo di per sé, ma perché ho capito che era un modo per diventare più popolari, ma non per un ego personale, ma proprio per avere dopo la possibilità di parlare di più d'operetta e del mondo che più mi affascina e mi interessa. Ecco, la televisione è questo grande mezzo. Ti dà la fama, ti dà la popolarità, e quindi se ben sfruttata, passatemi il termine, può essere costruttiva per tutti. Ecco. Perché secondo me la televisione ha bisogno di qualità, di recuperare qualità. Allora, nel mondo della musica c'è tanta invidia, tanta gelosia, anche nel suo mondo dell'operetta troviamo assolutamente, perché sia tanti, io ho tanti amici, sono amato, devo dire, tanto dalle persone, anche chi mi conosce mi vuol bene, ma perché sono quello che lei vede io sono, con tutti. Come dicevo, non amo le corone, perché ritengo che ognuno deve essere rispettato nel suo mestiere. Però come hai tanti amici, hai anche dei nemici, perché siamo sempre lì. Quando non fai perché fai, ma quando fai perché fai. Quindi molto spesso c'è la gelosia, c'è l'invidia, si disturba ma non fa niente. Fa parte del gioco, fa parte del mestiere. Non importa. Non ti fidare di, no? Come si dice, non ti fidare di loro, ma guarda e passa. Per cui andiamo. La cosa più divertente che le sia capitato? Beh, devo dire, le prove in un teatro di Tosca, di Puccini,
dove voi sapete che a un certo punto Tosca si getta da Castel Sant'Angelo. E quindi questo soprano si gettò su questo tappeto elastico, solo che era stato calcolato male, quindi il pubblico vedeva questa testa che saliva e scendeva dagli spalti di Castel Sant'Angelo. Io mi ricordo che ero piegato in due dal ridere, una cosa che non potrò mai dimenticare. Tosca davanti a Dio e Tosca che rimbalzava sul tappeto con la testa che era immagino la scena. È carinissimo proprio. Per il suo mestiere, maestro, ha rinunciato a qualcosa? Sì. Ho rinunciato molte volte alla mia vita, al mio privato, no? Non è facile conciliare entrambe le cose. Non ho rimpianti, comunque, perché sia in un caso che nell'altro sono sempre stato onesto. E questa è la cosa che mi fa dormire tranquillo. Ah, bellissimo. Stiamo per terminare, purtroppo, il nostro tempo. No, perché... maestro, ci fa una promessa che tornerà qui? Mi piacerebbe tantissimo, perché poi lei mi è simpatica e abbiamo tante cose da raccontare. Benissimo, allora ci organizzeremo molto presto con Loris. Però allora, siamo per terminare il nostro spazio e mi dispiace veramente molto, ma prima di salutarla ci potrebbe intonare a cappella qualche aria bellissima? Sì, va bene. Tu che m'hai preso il cuor, sarai per me il solo amor. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. A te ho nessuna mai più, ormai per me, come il sole sei tu. Che meraviglia, che meraviglia. Maestro, dopo questa esibizione noi avremo sicuramente i telefonini che andranno a fuoco. Ma lei, oltre a essere il re dell'operetta, dà la sua professionalità anche a giovani che vorrebbero venire da lei a qualche lezione di canto, non so. Faccio più che di canto, insegno loro che il palcoscenico è una cosa meravigliosa, dove si possono realizzare i sogni. E per me è una cosa molto importante questa da trasmettere ai giovani, perché dico che non bisogna mai, mai, mai ammazzare i sogni. Mai. Bravissimo. Mai. Io spero, maestro, che lei sia stata bene con noi. Grazie, certo. Mi ha promesso che ci sarà di nuovo. Benissimo, sono felice. Io l'aspetto. Intanto, nel frattempo, prima di chiudere, le mando un grande abbraccio, un bacione. Grazie di cuore. E ringrazio tutti i telespettatori. Vi aspetto tutti la prossima settimana qui col biglietto da visita. Ciao.